Lo sportello del cittadino la scorsa settimana si è occupato dei drammi dell'Ilva di Taranto, ma esiste una alternativa, la pesca. Eppure siamo con il segretario territoriale della UILA di Taranto, Antonio Trenta. L'assurdo è che le nostre cozze non possono, le cozze del Mar Piccolo non possono essere utilizzate in quanto appunto il Mar Piccolo andrebbe bonificato. È un assurdo. Assolutamente sì, cioè il Mar Piccolo ha un habitat straordinario per l'allevamento della cozza, dunque è stato inquinato in tutti questi anni, a parte il fatto che chi ha inquinato dovrà pagare, ma le istituzioni dovrebbero fare dei progetti per bonificare questo seno che è fondamentale per l'allevamento delle cozze. Noi dobbiamo continuare ad andare in questo senso, dobbiamo far ritornare l'allevamento dal Mar Grande al Mar Piccolo. Per fare questo c'è bisogno di investimenti e bisogna che anche ci sia un'azione dalla parte della politica, sia a livello comunale sia a livello regionale, che possa far ritornare la produzione della cozza tarantina all'interno del Mar Piccolo. Lei ci crede a tutte queste promesse della politica? No, purtroppo sono un po' ottimista sinceramente guardando quello che sta succedendo, però noi dobbiamo insistere, non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo insistere perché è giusto che ci devono rispettare come territorio. Grazie. I hold my breath.